Filippo Pulisci, sì. E Pulisci è corretto così? Sì, sì, è corretto. Filippo, mi parlo un po' di Ancinori e di tanta diversità, questa storia meravigliosa del vino, no? Sì, una storia antica che risale al 1385, una grande tradizione, ma una famiglia che nel corso dei secoli ha sempre cercato di innovare, infatti è considerata un'azienda molto moderna, che non si è limitata a investire sulla tradizione preesistente come quella del Chianti classico, del Brunello, del Nobile, zone già conosciute, ma si è anche spinta oltre i confini della Toscana, ad esempio in Puglia o in Piemonte, in Franciacorta, in diverse zone vitivinicole. Quante aziende sono oggi? In totale? Diciamo, una distinzione netta può essere fatta fra Antinori, Prunotto, Tormaresca e Montenisa. Sono aziende le quali hanno nomi autonomi, sono aziende distinte l'una dall'altra. Poi sotto il brand Antinori esistono tutte piccole fattorie che sono nel Chianti classico, a Montalcino, a Montepulciano, il Castello della Sale in Umbria ad esempio, quindi ne abbiamo tantissime, ora enumerarle sarebbe lungo. E quella meravigliosa che è sotto la terra, ma... Quella meravigliosa è sotto la terra, è la nuova cantina del Chianti classico. Madonna mia, io ho passato i... è anche la sede di Antinori, è la sede, è veramente un'azienda, un esempio architettonico innovativo, perché Piero Antinori ha voluto che l'azienda, diciamo, si confondesse nell'ambiente e non disturbasse, diciamo, un lavoro meraviglioso di architettura, no? Molto particolare, sì. Filippo, mi dica, il primo mercato di Antinori è proprio Italia o è Stati Uniti? Per ora è l'Italia, ma i mercati esteri stanno crescendo molto. L'Italia sta soffrendo perché l'economia che soffre, ci sono pochi soldi in giro. Tutto il mondo sta soffrendo. Purtroppo sì, ma l'Italia è fra quelle che soffrono di più, onestamente. Però diciamo riusciamo a compensare avendo aperto molti mercati, anche piccoli all'estero, a questo punto sono quasi 160, poi lavoriamo con le linee aeree, linee di navigazione, insomma ci stiamo dando da fare, ecco, per sono quante bottiglie in totale all'anno? In totale Antinori sono 22 milioni di bottiglie. 22 milioni, madonna mia! Dei quali la grossa parte è fatta dal Santa Cristina e dal Villa Antinori Rosso, il resto è diciamo divisa fra i vari vinici. Maraviglia, successo, piacere, eh? Sì, vabbè, certo. Grazie. Grazie a voi.